quando finisce il timer, il timer siamo, ci vediamo. Parte okay. Direttamente il video poi. Va bene, va bene. Comunque questa storia dei video mi è venuta in mente una storia di disagio pazzesca. Ah, per me? No, che ti racconto my experience. Ma io posso mettere sto il cappello con le cuffie? Va bene. Vabbè, ma poi se vai tra un po' ti chiamiamo. No, sì. Cioè, per cioè, il disagio. Per il disagio. Stiamo chiamando piano piano sempre più gente per il disagio. Arriveranno un po' di ospiti. Sai che andare anche in bagno se voglia? Allora, ci vuole una sistemazione di sedia corretta. Sembro Viola, stai da un Dio. Rapper. Devo ammettere, stai proprio una crema. Ed è questo che si riconosce un rapper di solito, dall'outfit. La mia prima puntata anch'io avevo un cappello del genere, lana. Avevo un po' di agitazione prima puntata, ho iniziato a sentire il caldo dalla testa e tipo levo il cappello, metto lì, sistema. Basta, da lì non li uso più. Allora, bene, io direi che possiamo iniziare, sì. Fammi preparare tutti i nostri documenti. Siamo preparatissime. Siamo preparatissime e direi che ci siamo. Va bene. Allora, ciao a tutti, benvenuti, bentornati per chi ci ascolterà più avanti, ben arrivati. Io sono Tabi di Tabi Libera Tutti, con me oggi Viola. Ma è un onore, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, un po' in ritardo, sì. Ma ci siamo. Abbiamo avuto ogni volta, eravamo tipo, dai Viola, la facciamo insieme. Ah, guarda, questa volta non riesco, non ce la facciamo. Questa volta invece... Ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Tra l'altro, grandissima puntata, siamo alla quarta, quindi per Tabi Libera Tutti è la chiusura di un mese. A me gasa tantissimo, è un mesiversario che mi festeggio da sola. Che carina! Con... è già il secondo bicchiere di vino, Tabi. Un gran festeggiamento. Calmi. No, comunque... allora... cioè, ho la pressione, c'è una star qua. Ma non è vero, ma non è vero. Ho passato il tempo a parlare delle sue storie, della radio. No, veramente, possiamo dirlo, è agitata un po' Tabi perché le hanno fatto fare i video da mettere su Instagram, video di presentazione. Ma poi prima della puntata, un errore gigante, perché mi alzi l'hype, sono un po' in ego trip, lo chiamerei, non lo so nemmeno, ma cavoli. Vabbè, comunque, allora, per questa puntata, ritorniamo professionali. Per questa puntata abbiamo interruzione dalla regia. Prego, buongiorno, buonasera. Bene, ciao, buonasera. Con un calice di vino. Anche lui, ora, stasera tutti i calici. Tanto, sì. Che gioia. Perché comunque possiamo dire che il sottofondo di questa puntata, che prende un po' tutte le puntate, è comunque il disagio. Il disagio, ecco, sì, ci stiamo già perdendo già all'inizio. Sì, che si combatte con il vino tante volte. Tante volte, alle volte noi... Questa puntata non era magari quello il senso, ma ora lo potremmo inserire. No, grandissimo disagio, come combattere, come sopravvivere al disagio. Quindi sì, abbiamo un una po' guida. Il primo, vino, ottimo. Detto questo, abbiamo pensato di ripercorrere puntate precedenti, riprendendo storie di tutti voi, grandissimi ascoltatori che... ce ne inviate tantissime e per questioni di tempo non abbiamo sempre la possibilità di affrontarle. E oggi il giorno, le affrontiamo tutte, siamo dalla prima all'ultima, sì, certo. E in più ho anche chiesto, ovviamente, datemene altre, quindi sarà anche un casino. Bravo, sì, a me? Ah, tra l'altro sì, magari sarai l'apertura per far arrabbiare Viola subito. No, cosa? Sì, voglio mettere un po' di astio. Sì, sicuramente direi che sono sempre in ritardo. No, però... vabbè, comunque lo studio, perché le articoliamo a studio queste puntate, partiva dalla domanda dai perché della vita, dubbi, drammi, cose che non si riescono a chiedere a amici, parenti, fratelli o sorelle, per poi spostarsi a lamentele, le lamentele gratis tra l'altro. Pieno il mondo di lamentele gratis. Pieno di lamentele gratis, alle lamentele un pochino più serie che vanno a creare il disagio. Ed eccoci al disagio. Ed eccoci qua, ecco noi. E poi, per concludere, le vecchie storie, qualunque situazione di disagio, di nuovo, che ci sono capitate e che sono capitate a voi. Che è un po', ma non succede proprio a me, però perché quella volta che... Come quella volta che tu ti racconti... Ah! Vabbè, io farei un'interruzione su... Vai, vai. No, vabbè, tra un po'... qua stanno entrando... Quante emozioni stasera per te, ma non ce la facciamo più, basta! C'è un pubblico, ciao, che bello. Comunque sì, faremo raccontare, pensatelo pubblico, situazioni o lamentele o domande che vi fate, oppure situazioni sbatti e di disagio che vi sono capitate.
Inizierei invece subito con i perché, che abbiamo, possiamo tirare fuori. Non avevo... Abbiamo dei file bellissimi. Abbiamo un sacco di file di perché che andrei ad analizzare velocemente. Il primo, che è più un ricordo di quanto era stato detto all'inizio, era una domanda che mi faceva qualcuno chiedendomi come mai i vecchi guardano sempre i cantieri. Ma che bell'argomento! Che bell'argomento! Abbiamo anche un gran testimonial. Abbiamo portato un testimonial, adesso ve lo spiego. Io vi dico che... allora, per prima cosa, il mitico Zino, che stasera non c'è Zino, ci aveva dato la... forse era Harry, cavoli. Cosa? Il CEO, la spiegazione di come mai... Tu di sempre Harry. Vuoi venire a riraccontarcela al volo? Vuoi venire a riraccontarcela al volo? Dai. Prego. Comunque posso dire una cosa, se la devi chiamare CEO, secondo me ti darà la testa. Sì, faccio una apposta per vedere quando crollerà. Sono già fottuto. È di tutto grazie a voi. Ma cioè, raga, c'è audio, eh. C'è troppo audio. C'è audio che esce da qualche parte qua. Dov'è il pazzo? Ma infatti sentivo. Ma vuoi sentire dalle cuffie? No, esce audio. C'è anche il computer. Audio? Esce audio al computer. Ma io sto girandole tutte, ma non sono aspetta. Capace. Occhio. Ma se volete fare. Ciao cara. È arrivata la bionda. Vabbè, perché... Ah, vedi, esce da qua. Va bene, allora, in questi momenti di pausa... Disagio, che sta andando tutto disagio. Bene. Però di che esce out dal computer, poi rientra sicuramente. Ma non è più disagio se succede sempre, ogni volta che iniziamo la puntata. Dopo 10 minuti c'è un problema. Non si sentiva. Ok. Vabbè, non importa. Abbassa il volume del Mac, ok. Prova, perfetto. Prova, meglio. Era basico, era... Ci sarei potuta anche arrivare. E qui... ecco, questo è vabbè, quello. Comunque, la storia e il perché dei vecchi che guardano i lavori è perché chiaramente l'anziano vive con ansia il tempo che ha e che gli resta e quindi sono preoccupati del fatto di non riuscire a finire di vedere la costruzione. Quindi non si perdono neanche un momento del suo work in progress. Questa è la mia spiegazione, poi potete dire quello che volete. Anche no. No. Allora, abbiamo... Non usate. Il pubblico qua stasera interagisce molto e ci dà diverse spiegazioni. Io però, in verità, la setta in cui sono riuscita a entrare, non so bene come, mi ha dato la spiegazione. E l'idea è quella di, tipo, the hardest thing to do is to work hard when nobody is watching you. Quindi quando una persona ti guarda tu sei molto più motivato a lavorare di più. E secondo me il vecchio, che adesso vi tiro fuori, è pagato dalla società che questa è la che mia spada. Lui che vecchino che ti osserva incazzato è lì che ti osserva e motiva noi italiani. No, non in Italia, io non so, no. Motiva, errore, motiva gli italiani, no, nemmeno, mi sono incastrata. Motiva gli operai a lavorare di più, forse, non lo so. Questo mi è stato dato da mio papà, perché lui me l'ha posizionato sulla scrivania e mi ha detto, bene, ora vediamo se studi di più. Ho detto, guarda, hai una pessima idea della mia quantità di studio, però non importa. Carlo potrebbe servirti. Lo mettiamo nella Est Study Room, cosa? Me l'hai chiamato? No, lo volevo chiamare Norman, perché mi divertiva un po', un nome da vecchiaccio. È molto carino. Comunque lui lo mettiamo qua che osserva. Ci guarda. Anche me l'hanno regalato dei miei amici, più piccolino però, non so cosa volesse Tascabile. Dire. Te lo puoi anche portare in giro. In giro. No, secondo me è un po' perché magari osservano i cantieri, perché loro hanno costruito quelle case, quindi vogliono vedere come se le costruiscono bene quanto loro. È un po' così, danno consigli, perché di solito è proprio il vecchio, l'immagine del saggio che ti dà dei gran consigli e quindi clamoroso. Sono lì aspettando di, è vero, di comunque, ricevere una domanda. Sì, comunque direi che vecchio cantiere, questione aperta. Una cosa simpatica, durante la quarantena, che c'erano tutti i cantieri bloccati, vecchi che guardavano posti di blocco. Anche lì molto molto interessante secondo me. Comunque c'è una pagina Instagram che dico a tutti, non so se tu la segui, che sei appassionata di vecchietti come me, mi hai detto prima, sì, si chiama Anziani Liberi, e dove mettono tutti i video di anziani che fanno cose simpatiche con sotto le canzoni che fanno ridere con quelle immagini, no, canzoni trap, okay. E c'è un video di questo anziano che si perde in un cantiere perché
cioè non è che si perde, però stava facendo la strada per andare a casa sua, invece si trova un cantiere, quindi comunque indisturbato, continua a camminare, capito? Giro panoramico per arrivare a casa. No, clamoroso, un po' di tag life mi viene da dire. Allora, la prima quindi era questa, seconda, io andrei molto veloce con sti perché non abbiamo troppo tempo, quindi andrei veloce. Una seconda domanda: perché il peanut butter piace solo agli americani? L'ho segnata sta domanda perché mi colpisci a me nel cuore. Io sono stata in America, ho apprezzato il peanut butter, non piace solo agli americani, sono italiana. Sei italiana, ti piace. Quindi è più tipo una vergogna delle persone fuori dall'America che vedono gli americani, la loro cultura, la loro dieta forse, e dicono no, io non posso... Di ammettere che mi piace lo schifo, invece piace a tutti, c'è la maionese ovunque. Sì, sono sicura che se facessi anonimamente un sondaggio riceverei un sacco di risposte positive. È sicuro? Cioè, è sicuro. Buona la pasta, buona la pizza, buono il buon cibo, però... Però... Il giorno dopo la sera... Vediamo poi, ecco, cioè abbiamo il peanut butter per un motivo. Poi, se vuoi tu puoi leggere un po' sotto... Ah, lo sto cercando. Vai, allora intanto, sappiamo che tu... Quando... Siamo così oggi. Sì, dobbiamo... Ah, ne leggo una casa la 6, perché a volte c'è ancora la convenzione che sia il ragazzo che deve fare la prima mossa. Io credo che sia un po' passata di moda. E pagare? Ah, beh, qua sì, cioè entri in una questione di politica di correct gigantesca. La vogliamo affrontare, davvero, la vogliamo affrontare. Non lo so, cioè, direi che non è così importante, non penso che sia un dubbio che mi affligge. Se vuoi pagare, paghi. Esatto, un po'. Va come va. Sei prelevato. Ah sì? Paga chi invita. Beh no, lì è interessante, ma poi alle volte è anche, ok, vuoi, ti può far piacere pagare, però non deve essere routine fissa e non deve essere una regola, cioè il maschio deve offrire alla ragazza, cazzata. Cazzata, quello siamo d'accordo. Però è vero, paga chi invita perché scegli paga anche il posto. Ci sta. No, se no fai, scegli il posto costoso, tu paghi. Sai cosa? A volte funziona anche così, tra l'altro, però. Va bene, comunque, altra domanda stupida, perché quando perché guardare un horror e provare paura, che cosa controversa e malata? Io concordo pienamente. Cioè, ne ho visti due di horror. Che senso ha provare quel tipo di paura? Spesso c'è pure qua un mio amico, non so se considerarlo amico, più nemico forse. Mi racconta sempre... No, non è vero, ci vogliamo bene. Mi racconta sempre di film da guardare, la roba più truci, cioè tipo... Si menano, sangue, botte, ma sentivo, ma perché me lo devo guardare? Ma no, ma è bellissimo, figlio. Non lo so. Beh, a me piace farmi raccontare i film horror dall'inizio alla fine da qualcuno, cioè tanto so che non li guardo, però quando me lo raccontano proprio un momento storia, carino, sì. Non prima di andare a letto, tipo a pranzo, così. Inizialmente, a me, anche quando te lo racconto, dici, ok, guardiamo il trailer, io il trailer non riesco a vederlo, spesso mi fa anche più paura del film, magari. Mi fanno veramente, veramente paura, cioè qua diventa proprio, qua mi sto esponendo, sto diventando vulnerabile, però terrorizzata, non importa. Poi non guardarli, esatto, commedie romantiche è la mia vita, quindi. Allora. Latte cereali o cereali poi latte? Ma qua ci sono un po' di questo, quest'altro, ok, a parte siamo due amanti di latte cereali alla mattina, io a volte la sera vado a dormire... Perché non vedo l'ora di svegliarmi e mangiare latte cereale. Ma noi dovremmo essere coinquiline, io lo so. Che bello, che mi divertirei un sacco. Cereali e poi latte. Cereali e poi latte, però mi ricordo che in una vacanza dove ero abbastanza povera dovevamo tenerci cereali, mettavamo okay. Sempre cereali e poi latte senza poterne aggiungere altri. Quindi tipo avevi un tot di cereali e il poi latte aggiungevi latte. Il latte alla fine lo bevi o non lo bevi? Sì. Lo bevi? Tutto. Anch'io, tutto. Dalla prima all'ultima goccia. Non si lascia niente a colazione. No, però se sono ingorda in quel momento e golosa, solitamente riempio e tendo, tipo, implicitamente ad aggiungere più cereali così da dover aggiungere altro latte. Faccio, cavoli, sono troppi, devo mettere anche altro latte. Sai cosa? Già che ci sono, mi faccio un'altra tazza. Ti dico l'ultima, tanto latte così che rimane dopo cereali, biscotto. E basta, e vai dritto, e lancia la parte da lì. E se non riesco a farlo lì, io faccio caffè e biscotto, se non riesco a metterlo tripla colazione, comunque. Esatto, non so cosa mangiare, tutto quanto. Pepsi, Coca-Cola? Coca-Cola. Mare, montagna? Mare. Dipende, va bene, tanto non scio, però vorrei farlo, quindi dico grazie. Mare, però, finché non divento una campionessa di snowboard, per ora mare. Va bene, tra l'altro io, sì, qua non sto mai guardando la chat, non so come aprirla. Chiameremo dei tecnici. Scusami, sì, io continuo. Questo sì, io fa davvero aspetto, tutto. Io aspetto. L'hai fondata tu questa radio, Ah, ok, vabbè, rispondiamo subito. C'è...
No, era una comunicazione tecnica. Perché le cose belle si chiamano figate e le cose brutte si chiamano cazzate? Simpatica questa. Questo è un genio, quando me l'hanno scritto ero tipo tu sei un genio, sei autoinsultato un po', però... Secondo me basta dirlo. Non c'è da dare spiegazioni in questi casi. Perché certa gente non mangia la crosta della pizza? È inutile alle volte, non ha il sugo. Non è troppo, se non è troppo buona. Però nel latte la mattina. La tieni. Quella che avanza. No. Perché la tengo per il mattino, è ovvio. Ne ho una simpatica che non so dove sia qua, però era perché la fine del pan carré, tipo la fetta di culo del pan carré, nessuno la mangia perché fa schifo. Io la mangio. No. Però la lascio per ultima. Il latte. Quando non... tipo 3 litri di latte, il... Vabbè. Come si chiama? Il fusto di latte. Non lo so, bellissimo. È interessante tenerla perché ti tappa le altre fette così che non si seccano, perché appena la fettina si secca diventa immangiabile per me. Sì. Non so se ti è mai capitato, tu mangi sì, no, 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 mi è capitato. Non lo so. Guarda, non lo so. Pan bauletto. Comunque, io passerei avanti. Vai. Perché stiamo entrando più in un vivo di conversazione che va alla lamentela. La mia era assolutamente una lamentela. Cioè, a me non capisco perché sprecarmi l'ultimo buon pan carré. Per una fetta arrivo, di culo. Arrivo, ho fame, voglio pane Nutella, non so che cosa. Dico, ah bene, c'è l'ultimo, lo tiro fuori. No, è questa, non la voglio lei. Giornata rovinata da questa cosa. Sì, perché il cibo alle volte tende molto a cambiare il mio umore. Non importa. No, 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 ma sono d'accordo. Cioè, il punto è che in quei momenti, cioè in quei casi, ti lamenti di... C'è un rumore? Ma non è andato. Ah, ok. Nel computer. C'è un rumore. Vabbè, fa niente. No, delle volte ti lamenti, però, con le persone che in teoria sono incaricate di comprare il pan bauletto, cioè, o comunque il cibo che finisce. E poi, dopo un po', ti penti, dici, vabbè, potrei anche farlo io. No. Mio fratello è così. Se vuoi, magari ciò ti potrà concordare, che è qui con noi. Mio fratello più piccolo, non ha nemmeno di me, però lui, il weekend siamo solo noi quattro fratelli, quindi bella, divertente, allora andiamo a fare la spesa, ci organizziamo, e lui scrive sul gruppo la mattina, saranno le 2, manca il latte, incazzato, sei tipo, vallo a comprare, però non importa, comunque va così. Detto questo, lamentele, allora ci colleghiamo alla seconda puntata che c'era stata. Dove era stato ospite Beccio, non sbaglio. Se vuoi puoi venire di nuovo a riparlare dei nostri sondaggi. Il king della lamentele. Il king della lamentela. Tra l'altro dovrei andare a tirarle fuori pure, vedere che cosa avevamo qua. La cosa che ci eravamo chiesti, io e il king, oramai lo chiamerò king, era uovo gallina. Quindi lamentela domanda, da una lamentela ti chiedi un perché, oppure da un perché, come abbiamo fatto noi ora, inizia a lamentarti. Interessante, diciamo che non è stato facile per noi trovare una soluzione perché ci sembrava tutto un continuo cerchio. Cioè, sì. Una volta che inizi a lamentarti a gratis ne abusi per sempre. Non senti più. Comunque abbiamo anche un po' di lamentele, le prendo da quelle nuove di oggi. Un ragazzo che mi diceva i ciclisti che rompono, qua mi bippo da sola, alle macchine e moto, e poi non rispettano mai i semafori e gli stop. Sì, ma ci sono ciclisti, pedoni, monopattini elettrici molestissimi. Sì, è vero, ma io guidavo la macchina e ero d'accordo con lui. Adesso uso la bici e sono dall'altra parte del mondo. Sì, ciclisti io... per sempre in mezzo alla strada. Non lo so, io adesso sto iniziando cercando di prendere la patente della macchina e mi capitano, tipo, prima guida che ho fatto, pioveva, era buio ed ero a Milano ed ero nel disagio più totale, ero tipo, oddio... Andrà malissimo, infatti preferisco usare la moto. Quando vado in moto sono... Sei come i ciclisti. Sì, quindi... poi arrivo fradicia, cioè bagnata fradicia, però comunque se piove... No, è sudo perché lì sono in sbatti. No, non è vero. Comunque se piove... Quello è un piove... grande sbatti, una grande... Quando vai in bici? Sì, no, sì, è orribile. Orribile. Bisogna trovare una soluzione a questo problema. Bisogna... La bici è bella quando vai, quando ti fermi, che sia sole, pioggia, inverno. Sei accaldatissimo. Sì. Casino. Comunque lamentele, anche qua abbiamo ricevuto una quantità di lamentele proprio via, che vanno avanti, non si fermano più. Una che dico così che mi levo, non l'avevo citata la volta scorsa, vai. Quando moca, no caffè. E tipo, non c'è, hai la moca, la prepari, cerchi, non mi ricordo come si chiama. Come si chiama? Il caffè? Non è il filtro? No, la moca non è la macchinetta. E ci metti dentro cosa? Come si chiama quella? Il caffè.
La cialda. No, la moca. Oh, cavoli. Pensavo avesse un nome più tipo caffè in polvere, non ha un nome. Va bene, ok. Io mi veniva in mente il caffè cacao. Macinato. Io tutto il giorno aspetta. No, aspetta, ora mi devo. Allora, oggi preparavo sta puntata, cioè stavo sdraiati. Allora, preparavo sta puntata disagio tra una lezione e l'altra. Ho fatto 3 ore di seminario in cui mi parlavano del cacao e ti giuro in questa coppia indigena ecuadoriana che faceva una conferenza e mi parlava del cacao, intanto io scrivo disagio, cose, ma, e adesso sono entrata in questo mood di disagio completamente e non capisco più, mescolo cacao e cose, scrivevo della puntata, perdo 30 secondi, cioè 30 minuti della lezione e mi sono scritta recuperare 30 minuti della puntata e poi vado a rileggere tipo, oh, cavolo, cosa sto facendo? Un casino dopo l'altro. È bellissimo fare tante cose insieme e poi lamentarsi di non averle fatte, sì. Di non essere riuscita a fare niente, un po'. Capito. Quello è il grande classico. Ti lamenti, tante robe da fare, non sei riuscita a farle, troppe cose da fare, ti lamenti. Sì. Non hai niente da fare, non sai cosa fare, ti lamenti. E poi nelle giornate in cui sei pieno sei tipo, ma che palle. Finalmente ti lamenti per qualcosa, non ti senti comunque in diritto, sì, di farlo, è una gioia. Non c'è fine, non c'è, no, fine. Devo ammettere che proprio non c'è alcun tipo di comunque fine. Quella lamentela era, hai la moca, non hai finito il caffè, che un po' tipo hai finito il pan bauletto, un po' tutte quelle cose che finisci. Prepari il panino, non c'è più la Nutella. No, no, quello è orribile. È orrendo. Devi trovare dei vicini di casa o di pianerottolo simpatici che ti diano da mangiare. A me capita anche, c'è la fine, ultima fine, cereali, pacchetto di biscotti, se tipo bene, domani mattina mi sveglio, felice, mangio. La sera però, dopo il film di mio fratello, lui passa in cucina e divora e finisce tutto, tipo aspirapolvere. E quindi la mattina ti svegli e sei tipo, no. Non c'è niente da mangiare. Potremmo fare una puntata solo sulla colazione. Secondo me abbiamo cibo, una serie di abbiamo cose. Una serie ricette e consigli di cibo. Andre Onori si lamentava sul fatto che da Est quando non funziona niente va in panico e lo fa impazzire. Ci sta. Carino. Se no, quando la mattina mi scappa la pipì, ma la mia coinquilina sta in bagno 1 ora per farsi la doccia. Questa l'avevamo anche discussa. Ah. No, ci sta. Le quali ripetiamo, va benissimo. È uno sbatti, anche se... Sì, come fai? Anche mi aspettavo dicessi tipo mio fratello. No, lì ho deciso... No, adesso ho un bagno con le mie sorelle. Ah, oh, bene. Per fortuna. No, vabbè, comunque lì non ho ancora avuto quel problema. Una ragazza mi scrive le persone mattutine che fanno cose tipo falciare il prato, devastante, i lavori, i cantieri, qualunque tipo di cosa. I lavori che fanno, vabbè, al mattino presto, se no, non so, durante il weekend, il sabato, che non è prestissimo, tipo alle 10, il sabato è presto, ok? E invece li fanno ed è lì e poi torniamo ai vecchietti. Cosa? Vieni. Ma se noi vi stiamo ispirando per altre lamentele, perché ci lamentiamo troppo. A me succede una cosa simile, però non sono lavori, bensì è il sabato mattina Nico dorme, cucciolo. Il sabato mattina nel cortile dove abito. Nel cortile. C'è la finestra. Scusate, in italiano non sono bravissimo. Comunque, c'è questa scuola di inglese che ha una finestra sul cortile al primo piano. E io invece ho la finestra al quarto. E fa tipo cassa di risonanza. E dalle 9:30 fino alle 11:30 c'è questa classe di bambini piccolissimi che imparano l'inglese con le canzoni. Che carino. No, non è carino. Ed è una roba molestissima. Ma tanto l'hai detto questo. Esatto, è proprio quello il disagio, sì. Che alle 6:30 vado in branda, alle 9:30 sento... Ti viene voglia di rovesciare acqua. Esatto. Ripasso l'alfabeto tutte le mattine e poi a mezzogiorno preciso inizia invece la chiesa. La chiesa, mamma mia, la chiesa. Bella questa lamentela, Harry. Bravo, Harry. Le campane da me suonano alle 7:45 ogni mattina, che un sogno, concerto. Che bello. Però insieme alle mie sveglie, comunque, quindi è contenta la mia coinquilina. Tra l'altro, rimanendo attaccati alla chat, c'è Ughetta che ci saluta, la magica Ughetta, non ha avuto paura di rivelare il suo nome. E poi, no perché solitamente invece non lo fa, grande comunque. E poi invece qualcun altro... Cioè, Gatto 1972 ritorna vivo dopo 3 puntate. Grande Gatto. Bravo. E lui dice, ma quando hai di brutto fame ma ti accorgi che quello che stai per mangiare
è scaduto. E poi scrive dopo, ma non da poco. Tipo torni dall'estate, dal viaggio, hai un mese, un lasso di tempo. Lo sai, no, devastante. C'è una mia amica che mi ha fatto molto ridere, l'altro giorno ha detto che era stanca, era devastata, era a casa, si era comprata 800 cose schifezze da mangiare, patatine, gelato e tutto. A un certo punto ha detto, mi scappava la pipì, ma avevo così fame che sono andata a farla col gelato. Vado a ridere. No, vabbè. Io in quei casi da piccola pensavo che quello che mangiavo seduta sul water l'avrei espulso. No. Però ero piccola adesso, devo coprire, devo... Era il primo anno mi sono malamente esposta. Sì, no, l'anno scorso, quindi controllavo. No, non è vero, non è vero. E poi tra l'altro c'è un'altra persona che dice che siamo una trasmissione esuberante, quindi io direi cheers to that. Cheers to that. Esuberante. Comunque, vabbè. Sabbate. Sabbate. Gatto 1972, puoi investire su questa trasmissione. Gatto lo farà, Gatto, lo sappiamo. Io sono sicura che Gatto lo farà, stasera glielo ricorderò. Va bene, comunque, andando avanti... Giglio Tigrato che ci diceva il panino che ti cade dalla parte della marmellata. Giglio Tigrato è qua con noi. E brava. Abbiamo dopo, no, adesso la vogliamo esporre. Vogliamo esporre. Esatto, allora non è più, lei un tempo era una tigre, un Giglio Tigrato, ora è diventato orso polare. Oppure tigre del nord, come si chiamano quelle bianche? Siberiana. Lei da tigre della savana è diventata siberiana e ha deciso di fare questo cambio. E, tra l'altro venerdì sera non la facevano entrare. E dicevo, dai, ma fammi entrare la bionda, fammi entrare la bionda. E a un certo punto un bodyguard arrabbiato dalla mia molestia perché non la facevano entrare. E dicevo, lei e la bionda, falla entrare. E da lì mi sa che sarà la bionda, fissa anche per i bodyguard, che non ci sopportano, mi sa, però va bene, comunque. Vabbè, ma fate il giro, secondo me, non vi sopportano così tanto che alla fine vi aberranno. Si pure loro, quindi se loro avessero potuto scrivermi, mi avrebbero detto, cosa ti lamenti? Di te. Grazie, va bene. Vediamo, un altro ragazzo che lavorava con me, tra l'altro mi scrive i boomer in ufficio. Beh... Non lavoravo con lui in ufficio, no. Quindi non sono io, però... A me sono simpatici, secondo me, i boomer, cioè, no, è così... Dipende, comunque ti danno un po' di pepe alla giornata di lavoro. Ti danno un po' di pepe, sì. Allora, non lo so, sono un po' boomer anch'io. Devi vedere... Ah, sì? Ok. Ma io non so cosa voglia dire. Ma boh, cosa vuol dire? Cioè, vuol com'è dire che... Ho un po'... Ma com'è che lo definisci? Beh? Cioè, perché io mi sono immaginato boomer in ufficio che non sa usare la tecnologia, perché associo l'ufficio alla tecnologia comunque. Ci vuoi raccontare un... Nico, hai un fun fact? Vai a raccontarlo. Il boomer. Cos'è il boomer? No. Albi, guarda che ci paghiamo per lavorare anche altri giorni. No, sono quelli, tipo, non i miei genitori, quelli tipo di 10 anni in meno che sono nati durante il boom economico, quindi anche anni 60. Anche la mia mamma, non so. Credo. Mamma. Quindi quell'età lì. Sì, sì. E poi cosa c'è? Poi sono i baby boomer. Ok. Poi c'è la generazione X, Z che Millennials, c'era... che è dal 96 in poi, l'abbiamo detto oggi sul gruppo nostro. Ma oggi che si lamentava, io non esatto. Ma tu ci Carolina, fai salutiamo. Ciao, e Carlo. Poi, io sono Millennial, credo. Allora anch'io. Anche tu. Sì. Come... E beh, noi l'ultimo anno da e poi... Da sopra, come anni 2000? E Z. Sì. Io sono Z. 10. Poi c'è X. Poi sono quelli e strani. E poi basta, non ho so più le lettere dell'alfabeto. Grazie Beccio, Wiki Beccio. Ah, tra l'altro, intanto vado a ricercare le lamentele dall'altro gruppo che adesso, no, siccome eri qua, ti rinominiamo. E ben c'era, volentieri. Esatto. Il nostro caro Albi si lamentava che l'ha già fatto la scorsa volta, ma lui ne approfitta. Ogni volta che sì. Può, a gratis, bravo. Lo fa e lui dice perché Viola sei perennemente in ritardo. E poi fa, no, non è finita, non avevo letto, dillo che lo fai apposta. No, non è vero, ho letto recentemente un articolo che dice che le persone ritardatarie sono le più ottimiste. No, io ho letto un'altra roba, tra l'altro. No, poi, cosa? No, mi è venuto in mente, tu continui il tuo discorso. No, vuol dire solamente perché pensiamo di riuscire a fare in 10 minuti quello... Le persone ritardatarie sono ottimiste, è un conto, ma perché tu sei ritardo?
sono in ritardo. Ma non lo faccio apposta, io ci metto tutta me stessa per non essere in ritardo, giuro. Però, tanto così. È vero, no, 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 vero, verissimo. E poi mi distraggo, sono distratta, penso che sia questa la motivazione principale. Anche, allora, che ansia, quello guardare. Che io avevo letto... Non me la sconcentrare, per favore. No, no, poi sono costretta a cacciarti. Tanto non ci metto tanto così, posso dire. È vero. Ma. Comunque, avevo letto un altro un articolo che diceva, parlava delle persone che sono sempre in ritardo e la loro concezione del tempo. Cioè diventa che, ti dico che se sei ritardataria lo sarai per sempre. E quello che voglio dire a lui, non io è assolutamente provo, una cosa curabile, è tipo una malattia incurabile. Ho capito. Sì, perché ma proprio non hai la concezione del tempo, tipo dici ok, mi devo preparare o chissà che cosa e basta, sei bloccatissima proprio. Sì, e tendenzialmente sì, penso al tempo del viaggio, cioè il tempo del viaggio per me non conta. Se devo essere un posto alle 9, se sono in orario vuol dire che esco alle 9:05, perché dico ci metto 10 minuti più 5 minuti. Sbaglio. No, non lo so, perché poi è peggio che adesso chiedo magari utenti della chat che io vedo un po' spenti. E anche a te, ma è peggio arrivare, tipo, tu prepari una cena e hai quello che ti arriva un'ora dopo e sei affamato e non mangi, quello che ti arriva un'ora prima e sei tipo, zì, che cazzo ci fai già qua? In America, a me è capitato quando stavo con due vecchietti, alle loro cene era magari si mangia in America alle 6 e loro arrivavano sempre di mezz'ora prima per educazione. Io ero tipo, ma non è educazione. Tu arrivi, stavano cucinando e stavano lì in mezzo. Io ero lì seduta che guardavo. È devastante. No, mezz'ora prima è devastante. Ma invece, ad esempio, mi chiedo sempre ai colloqui di lavoro, comunque degli appuntamenti importanti, cioè non so, con un prof dell'università, con, che ne so, tu, vabbè, sei in orario, lì sono in orario, solitamente, cioè sono sempre in orario, ma quanto arrivi prima? Cioè anche devi citofonare, 5 minuti prima è giusto, citofoni all'ora giusta, 10, dice Nico, 10 prima, non è molesto 10 minuti dalla prima? Dalla regia cosa ci comunicano là dietro? Dico 10. Io dico 5. Spaccata? Sì. Secondo me è piuttosto... No, dopo mai. No, dopo tipo gli appuntamenti importanti no. Però tipo tu arrivi, magari è una cosa per cui anche ansia, arrivi non so, un quarto d'ora prima e aspetti fuori. Ti caghi addosso. 5 minuti? Cioè magari aspetti fuori, poi 5 minuti prima citofoni o chiami, sono arrivato. Ok, perciò a cena anche lì, massimo 5 minuti prima. Sì, a cena, ma a cena da... cioè se siete in due, a cena arrivi dopo, per forza. Anche se, vedi. Dipende, se è una cena a casa di amici per 15 minuti, sì. Cioè tu tipo, io dico, ristorante non prenoti mai alla zero, ma prenoti sempre al numero 5, tipo 9, non 9 fai, 9 e un quarto, così se arrivi 15 minuti dopo, 15 minuti prima sei coperto. Sì. Allora lì, me l'ha insegnato mio papà, pensa che genio che è. Però ci avevo pensato, è geniale come cosa, cioè hai sempre quel tempo elastico. Il quarto d'ora accademico. Però mezz'ora sei un po' infame, perché io in mezz'ora ho già ordinato, se tu arrivi dopo. E io arrivo avanti. No, perché, no. Non lo so, non sono convintissima, vabbè. Comunque, proseguiamo. È proprio la questione su cui il mondo si divide a metà, cioè è impossibile mettere d'accordo le due fazioni di questa cosa. Sì, e tra l'altro mi sono persa, avevo una lamentela che però sfociava in una storia di disagio che mi è successa gigante, perché avrei spostato alla terza puntata, quindi quella della volta scorsa, dove parlavamo di situazioni sbatti che ci sono successe. Avevamo pure un ospite che lui è la persona del disagio, quando si viaggia con lui, le storie che racconta, sei tipo, no vabbè, ma non è possibile. E ti dico che non le ha neanche raccontate tutte, non ha neanche raccontato le peggiori. Le tiene, no, mi raccontava, aveva tipo, si era preparato i referti medici di quando è andato in coma etilico, ma la situazione era stranizia. Parliamo di spedo, se ci ascolti, ciao. Comunque, il tema della volta scorsa era come quella volta che a questo punto noi l'abbiamo fatto crescere ancora di più ed è diventato un come quella volta che... disagio, e faccio credit a Nico che non mi sta cagando di striscio in questo momento. Sta lavorando. No, esatto. Comunque, storie di totale disagio, quindi ora io, se avete storie da raccontare, vi chiamerei volentierissimo. E intanto
vediamo. Cioè, ne hai trovate un po'? Ce ne sono ne ho trovato un po', me ne hanno inviato un po', non ne avevo raccontate la volta scorsa. Ma perché in realtà me ne lette un po' prima velocemente, me le hai raccontate, sono disagio vero. Cioè, io poi stavo pensando, mi hai detto, ah, pensa alla tua storia di disagio, boh. Cioè, non ce le ho così tanto. È una storia di merda, sei sfigatissima. Non te le vivi così spesso, dici? No, ora non mi viene in mente. Cioè, il mio 16° compleanno, ma non è disagio, cioè, è semplicemente sfiga. No, ma neanche così tanto. Cioè, vabbè, era un compleanno orribile al Tocqueville, ok? Disagio. Soprattutto era la festa del liceo. Allora facciamo così, Nico, tu vieni qua e mentre lei parla tu alzi l'asticella del disagio. No, poi, allora, sono andata al Tocqueville, non perché amassi particolarmente quel... Allora, 16 anni, 16 anni, Tocqueville, perché c'era la festa del liceo e mi avevano costretto a vendere le prevendite. A quel punto, tipo, entri gratis se ne vendi 10, quante ne ho vendute? Tipo 9, cioè, quindi non entra... Sì, perché una tipa mi ha balzato, mi ha regalato una collana scura. Vabbè, una roba, non lo so. Cioè, era il mio compleanno. Era il tuo compleanno? No, non è il mio compleanno. Disagio! Non me lo ricordo. Over disagio, cioè. Non mi ricordo se fosse così, oddio, che imbarazzo. Vabbè, era tipo, andiamo tutti a ballare. Io intanto ma vendevo le prevendite. Già ci sta che andavi a ballare. E intanto lavoravo perché vendevo le prevendite, quindi non mi rompete il cazzo. Facevi la PR? La PR, no, per quella sera poi ho detto, non è il mio lavoro. E poi prima di andare là sono andata con le mie amiche a bere un drink in un posto orribile in Corso Buenos Aires, non so come mai, perché era dietro scuola. Avevo un vestitino bianco, disagio, e mi sono rovesciata addosso un drink tipo arancione, non so cosa avessi preso. Tutto, e quindi vabbè, sono azzurro. No, era un, non lo so, una cosa, vabbè. E niente, quindi la cosa più... Ma era bianco tipo come quelli o bianco come il muro? Più o meno, un mix dei due. Niente, non è stato così disagio, non mi ricordo niente. Mi ricordo che poi ho dormito fuori con le mie amiche e il giorno dopo avevo una gara di atletica e quindi quelli... Sì, mi sono cambiata in macchina con mia mamma. Ho detto, mamma, non ce la faccio, vai, lo stesso. E nulla, una gara orribile. Una gara orribile. Però la serata è stata bella. La gara di atletica dopo aver fatto serata. E c'era una gara. Io l'ho fatto con una gara di ginnastica e mi ricordo di aver fatto l'esercizio, aver sentito tipo l'alcol che mi proprio stava risalendo, detto, dormo. Cioè che mi riprendo, mi ha svegliato 2 ore dopo, era tipo, Tabi, devi rientrare dall'esercizio dopo. No. Ok, casa. Ci sono. Orrendo. Un occhi e orrendo. La gara è fatta. Sì, sì, sì. Però... Comunque anche gli FX abbiamo avuto le prevendite per il nostro compleanno. Dove? Dove? Mi ha sbloccato un ricordo. Vediamo, che il disagio si condivide. Disagio is life. Ah, ma era Lime, no, era Lime, non era il Tocqueville, era Lime, sto male. Scusate, cioè, sono imparato. Cioè, boomer, brutti ricordi, il Lime ora è un Conan. Ma fanno aperitivo. Io Lime, mi ricordo quando uscivo andavo al Mac a mangiare. Beh, quello, il Mac di Bianco Disco, che è un Conan, cosa? Però Lime meno disagio. Sì. Molto meno. Non mi ricordo quello. Adesso chiedo conferma chi c'era con me quella sera. No. Nessuno lo vuole ammettere, ma un sacco di gente c'era. Ecco. Ma tra l'altro, Albi, allora, venerdì sera ti sei trovato davanti a casi umani che secondo me rappresentano il disagio. Indica. No. Non è che lo... Spieghiamo per chi non sapesse che lavoro fa Albi di notte. Albi. Fa in realtà sta... Non dirlo, allora non possiamo dirlo perché abbiamo delle restrizioni nella puntata. Praticamente il venerdì sera l'ho trovato in via Stendhal, non diciamo altro. 36. Allora lui è sul marciapiede, ha la giacca perché fa freddo. È bello come il sole però. Lo chiamano, il suo nomignolo è, se lo dovete cercare, allora, in via Stendhal lo cercate chiedendo della Statua della Libertà di via Stendhal 36, lui sta lì solitamente. Che tutto in sketch fa anche ridere questa cosa. Comunque, non pensate male. Pensate male, che sì, cazzo ce ne fai? Se volete saperlo andate il venerdì sera. Se volete saperlo venerdì sera là oppure vi aspettiamo... No, venerdì sera, no, se no invece Albi avrà la possibilità di smentirsi e rifarsi venerdì con Figli delle Stelle, quindi ascoltate quello per capire. Invece Ciotti, mia sorella, questa foto la vedi? Sì.
Ok, vuoi raccontarci cosa è successo quella volta? Questa è la foto che ho ricevuto. Disagio. Che volevo... Allora, intanto... No, è un po' sfocata. Allora, intanto io ve la spiego. È una macchina... Vai, no, ciotti. Quella foto rappresenta... È perché in verità non è che è sfocata la telecamera, ma è sfocata la foto, c'era la nebbia. Ed è una macchina ribaltata, eravamo in campagna. Io lì ho scampato il disagio, però. Lì l'hai scampato? Sì, era festa, credo, di laurea o di compleanno di nostra cugina Jo. Io non ero invitata. No. Non c'ero. Out of target. facevo troppo casino. Allora, disagiometro va qua. Lo potremmo creare come concetto. Quella sera erano successe tante cose. Tipo gli amici di nostro cugino... che facevano i fighi e sciabolavano tipo le bottiglie di champagne e io da 2 ore che gli dicevo ragazzi evitate, mi sembra veramente una cosa da sfigati, no bro, cioè zia è fighissimo. Ok, e niente, questo si apre il dito, nessuno dei suoi amici aveva la patente per portarlo in ospedale, al che ero tipo va bene, io l'unica cristiana che poteva farlo, ho detto vabbè lo porto e quindi sparisco per un po'. La storia non è questa ragazzi, la storia non è questa, però questi qua, anche questo era disagio. Torniamo e questo mio amico mi fa dai, lui è patito di Formula 1, macchine e cose, fa, andiamo a driftare con la mia macchina Napolo, tranquillo, andiamo a driftare che boh, secondo me c'è l'asfalto perfetto, ok, io faccio va bene, poi mi perdo, sono un po' tipo la nostra collega qua che si perde in cose, quindi ritardo all'appuntamento in macchina, carica un altro nostro amico e vanno a driftare. Solo che la nebbia gli ha impedito di vedere il fosso e si sono ribaltati totalmente a testa in giù dentro il fosso, al che non so bene poi come sia stata la dinamica, io mi sono vista arrivare, grazie a Dio non sono andata, mi sono vista arrivare a questo mio amico tutto un po' tremolante. Ma poi il fosso ragazzi è la fogna di Mezzana Bigli, vicino a San Nazzaro de Burgundi, cioè penso che sia il posto più... Siamo nella parte della... cioè tipo era proprio... Marrone, quel fosso. Burgundi sembra tipo Africa. Sì, sì. No, è Burgundi. Oppure un po' sardo, è vero. Ma di chi è la macchina? Di sto mio amico. Ah, la sua. No, ok, pensavo tu. No, la mia. No, la tua panda. La mia, anche la mia panda. Anche la panda è stata schiantata. E nulla. Abbiamo chiamato Carra Attrezzi, ha tirato fuori la macchina, noi facevamo le foto ed è finita rottamata. Però diciamo che le macchine tanto disagio. Tu hai la patente? Sì. Macchine tanto disagio. Dai. Oh cazzo. Harry, vieni qua. Dai. Torna qua. Harry, è una storia pazzesca. Ma è tanto disagio? Come sono messa? Allora, comunque, prima di iniziare dico era Frankie, accompagnato da? Pete. Da Pete Valisi. Ah, Pete Valisi lo conosco. Ecco. Frankie c'aveva... Ma chi è Frankie? Frankie, allora Frankie era il genio, non so come faccia a ricordarmelo, però la prima puntata lui aveva chiesto perché facendo pupù usciva la pipì, facendo pipì non usciva la pupù. C'eri anche te, eravamo noi tre, io, te e Carlo qua. Sì, sì, sì. Hai un po' di ricordi ora. Facendo pupù... esce la pipì. Vabbè, sì, beh, per fortuna. È un classico. Comunque, cazzo. È un classico. Per fortuna. Comunque la mia... ha ragionato un attimo, sarebbe difficile. Comunque la mia storia di disagio è la seguente. Eravamo a Cervinia. Sì? Cervinia, non Cortina. Cervinia. La casa della ragazza di un amico. Di un carissimo amico, Alessandro. Naso. E partiamo il giorno prima, io e Nico, con la ragazza, il nostro amico, perché comunque c'è un rapporto anche con lei. esatto, di scrocco. E quindi non aspettiamo il nostro amico, diciamo, tanto noi abbiamo confidenza con lei. Andiamo il giorno prima, che era il venerdì, partiamo il giovedì sera, perché venerdì c'era una di quelle giornate incredibili. Vita splendida. Bello, un bel momento. Ma lavoravamo? Io lavoravo, però meno seriamente. Sì. Comunque partiamo, perché magari ce lo meritavamo pure di andare a prendersi un giorno. Come mai no? Io mi sono guardato allo specchio e mi sono detto,
te lo meriti. E quindi partiamo un giorno prima, venerdì, giornata incredibile. Io tra l'altro a Cervino non ero mai stato, con Cervino che è una montagna leggendaria, bellissima, tutto il giorno, tutto il giorno pista fresata, perché chiaramente venerdì c'era meno gente, ce la godiamo proprio tantissimo. Arriviamo a casa morti, ma stecchiti. Ma sei perché... uno da pista o fuori pista? No, pista. Okay. Ma a casa morti stecchiti, perché comunque, cioè, io quando scio mi piace... Sei bello. Sì, mi piace darcene. E arrivano la sera Naso, appunto, il fidanzato, e un altro amico in macchina. Se non che inizia a nevicare forte. Passo indietro. Bravo, premessa. Ricordiamo. Premessa. Io vado in montagna da tutta la vita, ma vado a Ponte di Legno, che è a 1200 metri sul livello del mare. E tendenzialmente le gomme da neve, cioè, sono il setup che basta. Questa ragazza di Naso che ci ospitava è una ragazza un po' scassaminchia. Proprio la classica piccolina cazzutissima. Ed era una settimana che diceva, ragazzi... E c'era feeling. È una richiesta. E però questa è un'altra storia che non racconterei a telecamera accesa, anche perché se c'è Naso, madonna, mi odia. E comunque chiudiamo la trasmissione. E comunque questa Giulia adesso Giulia, sempre più confidenza, simpatica ma un po' scassaminchia, ci dice: oh raga, mi raccomando, ho parlato con mia madre e dice di portarsi le catene da neve. Ma tipo 10.000 volte. Noi tutte le volte che diceva ci scrivevamo, io e Nico, in chat, e facevamo minchia che scassano coglioni, martellate, minchia speriamo ci sia il sole, se no ci scassiamo la minchia con questa qua, non ci vorrà far fare niente. Chiusi in casa. Entriamo in macchina con lei e una sua amica e ci dice: avete le catene? Dai Giulia, cioè andiamo in montagna, vado in montagna da quando sono nato, non è mai successo niente, cosa dovrà mai succedere? È tipico, va bene. La sei chiamata. Arriviamo a Cervinia, scusate sono andato perso un paio, arriviamo a Cervinia e casa sua non era proprio in paese, era un po' sopra, bellissima perché era proprio sulle piste, cioè era classica casa in cui per andare a prendere lo ski pass fai mezza pista con gli sci, quindi un sogno. E... flash forward, arriva Naso la sera e inizia a nevicare forte. Noi scendiamo in macchina perché dovevamo andare in paese, sì, a bere delle birrette. Perché dobbiamo andare a sbronzarci. Naso ci ha detto: ci becchiamo in paese, quando arrivate ce ne beviamo una e poi saliamo assieme. Anche perché a Cervinia, fun fact, c'era stato il Mike Buongiorno. Esatto. Perché Mike Buongiorno andava a Cervinia, c'è questa statua incredibile, mezzo busto, con lui con gli sci di qua, e tutti si fanno i selfie con Mike con gli sci, che però, no, una roba veramente... Come fare la foto sulla panca di Santa Marghe. Una roba strana. Comunque, a parte Mike Buongiorno, che diceva allegria, comunque, cosa succede? Arriva Naso, ne beviamo uno assieme, nevica forte, si iniziano a fare 10-15 centimetri di neve sulla strada, diciamo andiamo a casa, io davanti con la macchina, ai tempi avevo una Meriva, Hyundai X20, venduta dal concessionario dei miei cugini, quindi in teoria, capito, anche che ti vogliono bene, in teoria, esatto, e Fex, che era anche con Naso in una Golf invece dietro, iniziamo ed effettivamente c'era un po' di neve, però ce la caviamo, arriviamo al penultimo tornante prima della casa, che era molto esposto in questa curva verso destra sul ciglio della strada. Sì, ma comunque tiravo un vento di Dio. Cosa succede? Usciamo dal paese e la situazione cambia, perché nevicava in paese in maniera abbastanza costante, però senza vento. Ci sponiamo chiaramente sul dorso della montagna e inizia a entrare questo vento. Cioè, una situazione sbatti. Cosa succede? Vedo... In quattro in macchina, Nico alla mia destra, come sempre, frate, vita mia. E cosa succede? C'è questa curva qui, vedo
No, 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 no. C'erano sulla destra dei pedoni. C'erano delle tipe a piedi che per non sporcarsi le scarpe camminavano un po' in mezzo alla strada. Quindi perdo l'abbrivio della salita. Quando rinizio per superarle ma senza ammazzarle, rinizio a dare gas. La macchina non sale più. La macchina non sale più, iniziano a girare le ruote su se stessa. Panico totale. La tipa dietro, Erika, inizia a urlare come un'aquila. Di fianco a sinistra c'era questo burrone, quindi noi stavamo facendo la curva così, ci fermiamo così orizzontali, freno a mano tirato, errore magistrale, la macchina inizia a scivolare verso dietro, sta tipa qua, urla, 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 scende con la macchina che si stava andando verso il burrone e si ferma per fortuna sulla neve riportata. Noi ci guardiamo e io scendo subito dalla macchina perché lei poi era scesa e quindi siamo scesi tutti e ma non è finita, no, non è finita la storia, non era questa, no, 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 la storia è questa. Cosa succede? Ci panico, inizio tipo così a tremare, la macchina per fortuna ferma, ma ricordo freno a mano tirato e in marcia. Perché essendo automatica, io quando mi sono fermato non è che ho pensato la parcheggio, la metto in P. No, l'ho tenuta, tanto non saliva. Esatto. No, P è parcheggio. No, io dico P nell'automatica, ma che in quella manuale è sempre forte. Eh no, è spenta in marcia. È spenta in marcia, sì. Vabbè, comunque. La tengo in D e scendiamo tutti dalla macchina, panico. Scendiamo tutti dalla macchina, panico totale. Nel frattempo Fex stava salendo piano piano con una Golf, che comunque è una macchina un po' più solida. Non sapevamo cosa fare. Io in macchina non ci volevo più salire perché non sapevo assolutamente come spostarla da lì. Cioè, sopra poi si scivolava di brutto perché proprio era ghiacciato, ma ghiacciato vero. Vedo dei fari che vengono contro in questa curva cieca. Mi lancio in mezzo e faccio ferma, 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 ferma. Questo qua inchioda, fium, scivola. Io avevo la macchina così, lui così, questo pulmino, la cozza completamente, la macchina si gira su se stessa, no, e inizia giù a scendere, non per fortuna nel dirupo, però in strada. No. Quindi flash dopo, Nico e Naso che rincorrono la macchina, Naso, Naso la raggiunge, apre la porta, fa per tirare il freno a mano era chiuso, era già tirato, la richiude e tipo la cercano di... Comunque sta di fatto che si blocca su un Cayenne, speriamo, un Maserati, ah, che bello, che la ferma e chiaramente un po' l'abbiamo bozzata. Una situazione, te lo giuro, assurda, perché il primo pericolo è io che mi butto in mezzo per salvare la macchina, il tipo inchioda e la macchina, cioè il furgone schizza completamente. Io mi sposto, per fortuna, cozza la nostra macchina di punta, non si sa come sia possibile, si gira su se stesso. Retroscena, Fex, che crede molto in me, vede questa scena da lontano e dice: oh, la Madonna, il Nino è riuscito a girare la macchina su se stessa e sta tornando indietro. In realtà situazione completamente diversa, ma poi adesso inizia la storia, perché la macchina sì, perché la no, perché perché la macchina si ferma, noi panico totale, il tipo, che era un locale che faceva tipo lo shuttle, così, inizia a dire: no, 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 è pericolosissimo, devo spostare. Diciamo, col cazzo che la sposti. Tu adesso stai qua, facciamo una constatazione amichevole, meno 10 gradi, un freddo della Madonna, non si vedeva niente. La tipa di Naso che diceva, stava già in... No, in queste situe saputelle da... La diva di Naso che giustamente a quel punto diceva te l'avevo detto, noi tutti sotto shock e il tipo in realtà monta la catena da neve al furgone, lui a sua volta non l'aveva messo con sua moglie che in realtà era la boss della cosa per cui lavorava lui, che gli aveva detto metti le gomme, lui non le mette per fare in fretta. Eccitazione pazzesca, io lo so che stasera casa e vomito, esatto, lui è entrato in sotto shock anche lui, un mantra, iniziava di continuare a dire stasera arrivo a casa e vomito. Comunque, cos'è un disagio sotto zero? Tu in giri?
in tutto questo comunque faceva veramente freddo, continuavano, cioè comunque un po' di macchine che volevano salire c'erano, non sapevamo come spiegarlo, c'era uno che era col trolley e diceva che doveva salire su perché la moglie non voleva camminare col trolley, dicevamo zio ma vai a piedi, non rompere i coglioni. Siamo 3 ore per fare questa constatazione amichevole perché io poi nel frattempo non avevo l'assicurazione perché non si sa perché, quindi ansia, freddo proprio maiale. E a un certo punto arriva questo tipo qua e poi che passava sto milanese e si era messo a fare una foto. Cos'è che aveva fatto? A fare la foto da turista. Ma guarda questi locali, cosa fanno la sera quando c'è la pioggia? Ah no, aspetta. Poi allora chiamiamo i carattrezzi perché la macchina lì non si spostava, quindi il problema. Abbiamo chiamato i carattrezzi che però non arrivava da Aosta, abbiamo trovato un disperato che arriva con questa macchina incredibile, si apre la portiera e cadono di faccia 2 russe. Ubriachissimo. Ubriachissimo. No. No. Tipo le sbatte giù, basta, finita per un... E ci vende per 250 euro due russe. No. No, due catene. Che lavoravano con Albi in via Stendhal 36. Comunque cadono sti 2 russe e lui ci vende per 250 euro delle catene, le montiamo, riusciamo a portare la macchina giù ed è finita qua la storia. Grazie. Ma a tutti. 250 euro ne valgono le catene? Beh, in quel caso io avremmo pagato anche di più, credo. Sì. Cioè, ah, sei più tornato là a Cervino? No, non sono mai più tornato, ma faceva freddissimo. Io non sono mai stato così tanto... Eravamo, io e Nico eravamo sotto shock per il freddo. Quando siamo tornati verso casa, c'è Nico che a un certo punto, in questa famosa... Poi siamo riusciti a farla, tipo così, curva, a piedi, curva, era ghiacciatissima, fa... Harry, ci sono i lupi! E non c'era in realtà niente. Però è la prima volta che mi è successo in vita mia che eravamo veramente sotto shock. Cioè, ero veramente sotto shock per non il freddo. Più. Cioè, annebbiati dal freddo. Pazzesco. Grazie, esatto. Grazie. Allora io direi che allora secondo me con questo livello di disagio sì, vi possiamo anche salutare. Sì, forse sì. La prossima volta avremo altre sorprese per voi che teniamo in altri casi, però cioè siamo a un livello di disagio che ha fatto più giri allo stesso tempo. Ma perché in questa storia c'erano tutti i disagi? Tutti cioè, ma gli hai messi posso dentro? Dire che le russe, le russe che cadono ma che senso hanno? Ma hai proprio, ma io proprio me le sono viste, apre, boom, giù. Le hanno raccattate in paese e... si è rotto, e poi si è rotto coglione e basta, scendete. Quando si parla di affari, si parla di affari. Doveva vendere le catene. Comunque, perché è proprio così che nasce il disagio. Quando tu pensi di fare una cosa simpatica, tipo un weekend con i miei amici, anche la tipa del mio amico va bene, ce la quando accogliamo. Fai il figo, non quando va sottovaluti... La donna che dice cose, brava, che rompe, la piccola satanica. Vabbè, cioè, a totale. Totale. Io concluderei ricordando anch'io a tutti quelli che non... Tipo di guardare nella loro dispensa e comprare il caffè, i biscotti e i cereali per domani, che se vi svegliate non avete le cose per la colazione. Questo e le catene, se andate a Cervinia. Catene. Comunque abbiamo dato una quantità di insegnamenti, era proprio quello che avrei apprezzato, quello che volevo fare. Allora, riepilogo. Allora vuoi venire a farlo te? Vieni dai, qua Nico, vieni a magistrati. Vieni Nico, vai. Nico, l'elenco dei... Allora, i cereali, vai. I cereali prima del latte. Bravo, va bene. Non driftare. Non driftare. Ubriachi. Compra le gomme da neve. Ascolta le donne. Ascolta le donne. E sul quarto. Hai chiuso con una saggezza essenziale, saggio. Grazie bravo, Nico, grazie Nico. Davvero. Questo è stato quasi un fan fact. Vero? Quasi. Tanta roba, va bene. Buongiorno. Anche lì c'è stato pure Mike Buongiorno. Un po' di sapienza. E mi hai anche dato... Vabbè, no, clamoroso. Basta, io direi che... Cioè, da agitazione sono a sorrisone. Ci sta, bene. Comunque, chiuderei qua. Direi che ci vediamo. Noi tra 2 settimane... Domani chi è che c'è? Ah, domani c'è Zino. No. Domani è mercoledì. Domani c'è ragazzi, domani mi raccomando, seguite, collegatevi, ci sarà una grandissima sorpresa, un grandissimo ospite. Poi abbiamo giovedì Zino. Che parla di cinema, con un grande ospite anche cinema, lui. Con ora con il terzo microfono. Abbiamo, allora, da qui in avanti ci saranno solo puntate belle, belle cariche, quindi mi raccomando, seguite domani, giovedì Zino e poi venerdì di nuovo Viola.
di no, Albi, con Albi, Albi, sì. E basta. Quindi buona serata a tutti, un bacio obeso, ciao. Ciao. Dai, sì. Sembrerebbe chiusa. A quel punto, ma che storia pazza!